Nulla. Cortese Gianluca. Balestrieri Stefano. Stefano Balestrieri. Balestrieri Stefano. Stefano Balestrieri. Mangani. Balestrieri Stefano. Stefano Balestrieri. Mangani. Cortese G. Stefano Balestrieri. Cortese. 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 Stefano Balestrieri. Cortese. Stefano Balestrieri. Cortese G. Cortese. Allora, procedo quindi all'esito della votazione per i supplenti della commissione elettorale. Hanno ottenuto voti 11 Stefano Balestrieri, voti 8 Cortese Gianluca, per la minoranza voti 3 Mangani e una scheda nulla. Autorizzo gli scrutatori alla distribuzione delle schede. Procediamo con il Consiglio Comunale, punto 6 all'ordine del giorno, costituzione numerica e nominativa dei gruppi consigliari. Sono già pervenute all'ufficio di presidenza le indicazioni con i nomi dei capigruppo, non si sono verificate delle variazioni dei gruppi consigliari, quindi quelli che sono emersi dal risultato elettorale restano tali. Ricordo che qualora si volessero formare nuovi gruppi c'è la necessità di un minimo di 3 consiglieri comunali. Passiamo adesso al punto numero 7, che è l'elezione dell'ufficio di presidenza e vicepresidente del Consiglio Comunale. Allora, vi leggo quindi le comunicazioni che mi sono pervenute per quanto riguarda i capigruppi dei consigli dei gruppi consigliari. Allora, Casoria verso il futuro nomina come capogruppo il consigliere dottor Gianluca Cortese, il partito e gruppo consigliare Alleanza Verdi Sinistra nomina come capogruppo il consigliere Salvatore Iavarone, gruppo Campania Libera nomina come capogruppo la consigliera Marianna Riccardi, Movimento 5 Stelle nomina come capogruppo la consigliera Alaia Floriana, mentre il Partito Democratico nomina e indica come capogruppo il consigliere Alessandro Mariano Graziuso. Allora, passiamo quindi all'ultimo punto dell'ordine del giorno, elezione ufficio di presidenza, vicepresidente del Consiglio Comunale. Visto l'articolo 39 del decreto legislativo 267/2000 dispone che i consigli comunali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Visto l'articolo 30,6 dello statuto stabilisce che nella prima seduta del consiglio comunale dopo la compagna degli eletti e il giuramento del sindaco elegge il presidente del consiglio e consiglieri comunali a scrutinio segreto. Visto il successivo comma 7 che recita la seduta ai fini dell'operatività del comma precedente comunque valido con maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati,
se nelle ultime due prime votazioni da tenersi non viene raggiunta la maggioranza di qualcosa precedente, le successive da tenersi all'intervallo di non oltre 10 giorni, ai fini dell'elezione del Presidente, la maggioranza assoluta dei consiglieri. Quindi procediamo all'elezione del Vicepresidente del Consiglio e successivamente a quella del componente dell'Ufficio di Presidenza. Ancora una volta invito i scrutatori, che dopo pagheremo anche per il lavoro svolto in giornata.